La Juventus chiude il bilancio 2024 con un rosso di 199 milioni. Questa è la prima notizia che campeggia, come si diceva negli anni 80, anche se non c'era ancora internet, sul vostro sito in questo caso. Sì, oggi il CDA della Juventus ha approvato il bilancio 23-24, quindi stagione scorsa. Sì. Che si è chiuso il 30 giugno 2024 e, come hai detto tu giustamente, il rosso si attesta a 199 milioni. Perché c'è questo rosso così impegnativo, visto che i tifosi della Juve, se pensano all'anno scorso, il mercato non è stato scoppiettante come quest'estate, il primo vero mercato di giuntoli. Soprattutto il motivo è uno, che è la mancata partecipazione alle coppe europee, Champions in particolare, perché la Juve, ricordiamo, arriva quarta sul campo, anzi terza arriva sul campo, sì, se non mi ricordo male, poi viene penalizzata dalla FIGC per il caso plusvalenze, che ricordiamo benissimo, arriva settima e si dovrebbe essere stata qualificata per la Conference League dell'anno scorso, e invece viene stromessa dalla UEFA appunto per il caso plusvalenza, esatto, perché sappiamo di essere due binari diversi, la giustizia sportiva italiana e la giustizia sportiva europea. E il danno della mancata partecipazione alla Champions League la Juve lo comunica e dice che la mancata Champions League 23-24 ha portato un danno economico intorno ai 90-95 milioni netti. Se, quindi, contando ricavi, mancato incasso dallo stadio, sì, dallo stadium, più vanno aggiunti anche quelli lordi, nel senso che hanno subito una perdita, le voci che hanno subito una perdita nel bilancio, che sono le sponsorizzazioni. Tra l'altro il beneficio positivo nel bilancio 24-25. Poi si passa anche al costo rosa, che comunque la Juve ha un costo rosa, l'anno scorso aveva un costo rosa molto elevato. Il caso Pogba, è vero che Pogba è ancora della Juventus, ma è, sì, a minimo salariale, certo, quindi prende circa 2000 euro lordi al mese, quindi non incide più, però l'anno scorso per una parte ha inciso, soprattutto i primi mesi. C'erano altri calciatori, Szczęsny, che è andato via con la buona uscita, risparmiata la metà perché è andato, invece di ritirarsi, è andato, sì, andrà a Barcellona, in teoria da lunedì dovrebbe fare, mezzo, se non sbaglio, adesso. Esattamente, lunedì dovrebbe fare le visite mediche, e Alexandro, tanti esempi di come il monte ingaggi della Juve era davvero pesantissimo per una squadra che non faceva le coppe europee. Quindi questo a sommi capi, ovviamente poi sul nostro sito, sul nostro portale, trovate tutti i dettagli da comunicato della Juventus, che lo spiega per filo e per segno, perché ricordiamo la Juve è una delle due società italiane quotate in borsa, certo, e quindi per i controlli Consob ha un compito molto rigido da rispettare, è molto importante, perché ogni comunicazione errata poi si va nel penale in borsa, non è solo un diritto dare delle comunicazioni, ma è un dovere per la Juventus darle nel modo più preciso possibile. Ma l'altra è la Lazio? L'altra è la Lazio, esatto, okay, perché la Roma con i Friedkin, tra l'altro, appena insediati, hanno riscattato quelle quote, circa il 90% per fare il delisting, okay. 90-95 adesso non ricordo esattamente, per fare il delisting dalla borsa, che è quella procedura appunto che ti toglie dai titoli quotati a Piazza Affari o comunque nelle borse internazionali. E finendo il discorso per la Juve, si imputa, diciamo, questo mercato a giuntoli, giustamente, però sì, i tifosi della Juve, ma anche solo gli appassionati di calcio che ci seguono, ma questi qua con 200 milioni di buco, anzi di rosso, non di buco, di rosso, fanno un mercato così di quel tipo lì. Giuntoli, proprio stamattina, dalle colonne del Corriere della Sera, ha spiegato che un calciatore che guadagnava, non lo so, 18 milioni lordi di stipendio equivale a un calciatore che viene comprato per 18 milioni, ma lo stipendio di quest'ultimo è un quinto in un bilancio. Sulla programmazione di 5 anni, il secondo calciatore fa risparmiare alla società 30 milioni di euro. Quindi cosa ci insegna questo? Che un calciatore a zero, che poi non è mai a zero perché sappiamo ci sono le commissioni, sì, e tutto, con uno stipendio alto, perché sappiamo la logica, se una società non spende di cartellino, spende di più per l'ingaggio, anche solo per evitare aste o comunque evitare la concorrenza, incide molto di più
perché ovviamente l'ingaggio viene moltiplicato per il lordo e poi si trascina per ogni anno, mentre il cartellino viene poi spalmato per gli anni di contratto, che di solito sono 4 o 5. Certo. Quindi è una quota molto inferiore. Ovviamente se ho un calciatore a 40 milioni di cartellino e a 10 di, milioni certo, netti certo. Di ingaggio, questo gioco non serve più. Certo. Però abbiamo detto, la Juve si è liberata di ingaggi importanti: Szczęsny, Alessandro, Rabiot, che erano tra l'altro senza decreto crescita. Esatto. Quindi quasi il doppio, siamo sull'80% all'ordo. Ecco perché il progetto della Juve parte da quest'anno, ma anche a livello economico. Sì, sì. Ovviamente deve essere accompagnato da una qualificazione in Champions League costante, perché una volta, non ce lo auguriamo per la Juventus, neanche i tifosi se lo augurano, però una volta che la Juve non finisce nelle prime 4 o 5 in campionato, è lì poi bisogna veramente tagliare pesante a livello proprio con le cesoie, si va dentro la rosa del come giocatore, come le mani di Forbice. Esattamente. Già Giunto le ha fatto un'operazione molto molto intelligente a livello finanziario, perché si è liberato di quegli ingaggi di calciatori anche importanti nell'ultimo ciclo come di Allegri. No. Viene in mente Szczęsny e Rabiot, erano titolari fissi. Sì, sì. E andati via loro, ha investito, ha comprato un portiere comunque relativamente giovane come Di Gregorio, che costa un terzo, anche forse un po' meno di un terzo a livello di ingaggio, e ha potuto spendere 50 milioni per Douglas Luiz. Poi è vero, c'è due operazioni per la plusvalenza che aiutano tanto il bilancio, perché se io ho un asset che vale zero a bilancio e lo vendo anche solo per 13 milioni, quella è un più 13 che a livello finanziario vale molto di più dei 13 milioni che mi entrano in cassa di liquidità. E ha potuto finanziare un mercato da Juventus. Poi vediamo cosa porta questo mercato. Intanto sappiamo che la Juve molto probabilmente, secondo me, si giocherà il campionato o comunque le posizioni alte, ed è in Champions League. Ed è questo, ripeto, è il minimo sindacabile per una squadra top italiana. Juve, Inter, Milan, Roma. La Roma ci vuole rientrare in Champions League, ci sarà un motivo. Tra l'altro, Luca, al 393-700-0400 ci scrivono: giusto, la Juventus non si tocca, noi siamo gente che non molla mai, sempre forza Juve fino alla fine. Ti saluta Mirko, questo messaggio. Saluto Mirko. Seguiva il tuo discorso. Ed è quello che ha detto Giuntoli, adesso l'ha detto meno toni da tifoso, certo, che anche lui ha confessato la passione juventina fin da piccolo, ma ha detto la Juve deve vincere.